Forse c'è quella visione che abbiamo insieme della musica un po' black ogni tanto, no? Sì, io pensavo che Gianna mi odiasse, cioè che proprio che non piacesse sì. Minimamente, ma figurati. Invece poi abbiamo trovato, come dici tu, questo punto d'unione. Ma io andiamo a fare la domanda, che dici? Dai, ci sono. No, io credo che con Giorgia abbiamo trovato uno spirito di comunione proprio suonando insieme, cantando insieme. È vero, è una cosa che non mi succede con gli altri, devo dire la verità. Cioè, quella roba che tu ti senti è una spinta reciproca, che è la cosa magica della musica che c'è. Fanno bene le nostre voci. Vero, tutto lui. La frase che Simone de Beauvoir, che mi ha scritto questa femminilità, che è una trappola, no? Nel senso, mi si dice a me, visto che io non sto da nessuna parte. Credo questo sia un messaggio bello in questo momento, no gender, e quindi facilita l'educazione, non della divisione dei ruoli, non per anni, insomma, come è stato tramandato la donna e l'uomo con l'educazione. Credo che questo concetto sia da sensibilizzare, quindi è una frase che indosso volentieri, forse è stata fatta anche con l'occasione. Quello che penso da un po', secondo me, è perché la musica ti fa sentire di essere parte, ti fa sentire l'appartenenza, e quindi annulla in quel momento il senso di solitudine con cui io credo noi tutti conviviamo, che dobbiamo a un certo punto della vita sempre affrontare come un dato di fatto. E la musica, secondo me, ti fa sentire questo legame d'anima che noi spesso dimentichiamo, perché viviamo molto il lato materiale, il lato fisico, però ignoriamo tutte quelle piccole cose che ci sono, non si vedono. La musica, secondo me, te le rende visibili. Non lo vedi, ma lo senti forte, lo sentono tutti in tanti, e quando quel sentire è comune, allora lì avviene quella cosa che ti senti meglio, secondo me. Gianna? Visto dall'interno è un po' difficile esprimerlo, perché bisogna capire dall'esterno cosa prova le persone. Infatti l'ho detto da pubblico, ascoltare la musica mi fa questo. Ti accomuna quel testo, che secondo me la solitudine è uno dei motivi per cui noi tutti, forse non so tu, ma abbiamo iniziato a scrivere canzoni, a fare musica. Sì, perché la solitudine in fondo è un pieno. Io non mi sentivo da sola, perché avevo un corso così nuovo, tutti mi facevano da cose, sentivo veramente coccolato dalle persone, quindi è stato un fatto di bisogno di affetto. Diciamo, te l'hanno dato. No, difficile, tutti nella famiglia abbiamo dei problemi, tutti veniamo da storie diverse, quindi non si può giudicare gli altri. Credo che, almeno per quanto riguarda me, quando vado sul palco mi sento trasportata dall'altra parte, cioè, mi parte l'emozione, che è una trascendenza. Quindi questa emozione arriva agli altri, quando arriva agli altri c'è quella cosa che ti fa stare bene, è come quasi meglio della medicina comunque, no? Se sta male, vai a un concerto e stai bene. Sì, esci fuori, entri in un modo e esci in un altro, esatto. Come è bello del concerto. Credo. Parliamo spesso perché diciamo, vedi poi quanto è il luogo comune, ah, tutte donne, chissà cosa accadrà, ma non è vero, cioè, alla fine, anzi, noi condividiamo le stesse problematiche, quindi a volte vedere che anche l'altro ha gli stessi tipi di problemi fa bene, perché così ti senti pure un attimo capita, puoi condividere, no? Sì, poi volevo citare, non so se è vero, ma comunque qui c'è anche Ligabue che ha fatto la sua offerta attraverso il palco, le sue luci, perché ci ha prestato tutto il sistema, quindi anche lui è dentro. Questa occasione non c'è per forza di cantare, quindi non è solo le donne ma anche gli uomini, visto anche bella questa idea di invitare un ospite, diciamo, non di genere ma di fatto, di sesso. Di fatto mi sembra perfetto. Devo dire che lei ha suggerito, ci siamo schierati subito, sul pezzo del corale tutto insieme, You Got a Friend. Lei ha scritto, bene. Voglio fare quello, si fa quello. Lei subito, si fa, basta, e poi è sparita dalla chat. Mi sono rotto il telefono, adesso ci ritorno.